e siamo verso la conclusione. Come vuole la tradizione, tutti i concerti tenuti dalla fanfara Alpina Iulia si conclude con due inni d'ordinanza. L'inno delle truppe alpine, Valore Alpino, comunemente conosciuto come 33, e l'inno degli italiani. L'inno degli alpini che verrà eseguito questa sera, trascritto dal graduato scelto Antonio Tolmapitinka. Bravo Antonio! È la versione originale voluta dall'autore Eugenio Palazzi, musicista e capitano di fanteria durante la Prima Guerra Mondiale. Palazzi compose l'inno a noi tutti noto, ricavandolo da una canzonetta francese e in onore del battaglione alpino Susa. Considerato però l'enorme applauso riscontrato e la contestuale diffusione sul fronte, divenne ben presto, prima ufficiosamente, ma poi ufficialmente, l'inno di tutti gli alpini in armi e in congedo. Ovviamente la storia, gli anni, le esecuzioni in molteplici contesti hanno quasi fisiologicamente portato a modificare l'originalità della composizione, modulandone la tonalità e rendendola più agevole agli esecutori non sempre professionisti musicisti, dando un senso musicale diverso dall'originale. Questa sera, in ossequio al lodevole impegno nel custodire e tramandare principi e storia alpina, la fanfara eseguirà la versione originale in fa maggiore con modulazione in re bemolle maggiore e ritorno sul trio alla tonalità iniziale. Quindi esecuzione Valore Alpino e inno degli italiani. Maestro. Grazie. Thank you.